E qui andiamo dai nostri colleghi americani, Alex Testa, il campione WLF, e Michael Cole. Ladies and gentlemen, we just received an email with an important message to tell you. Unfortunately, after passing our final destination, NCW won't be here tonight. His next operation is going to be at WrestleMania 34. I'm so sorry for him, but it's clear that Dante is better than him. Dante destroyed him in CW, and now for Triple H will be a joke to get rid of him. Hey Alex, what do you think about the main event? Slagon thinks he can do whatever he wants, but it was like 4 days ago. Mitch is gonna back to the throne as WWF champion. Again, he won't be far like a lot of people would want. And about Victor and FMO, they face off in the next buff. Wow Alex, I can't wait for that. Incredibile ragazzi, MCW non tornerà prima di WrestleMania, quindi WrestleMania sarà la sua prossima comparsa. Inoltre il prossimo match sarà Victor contro FMO. I bet on FMO this time. Ok, let's go to the ring Alex. Pubblicitaria, torniamo sul ring per un grande match, un altro rematch da Final Destination. Victor contro FMO, stavolta un match normale, uno contro l'altro. Un match che attendiamo con ansia, con grande gioia, perché Victor oggi vuole fare 3 su 3. Ha già fatto 2 volte FMO, vero, una volta quando era anche piuttosto mal concio, l'altra volta in Extreme Rules, proprio 3 giorni, 4 giorni fa. E oggi contro FMO in un single match. Non c'è neanche oggi Sally McDorian a farli dargli man forte. Mentre ricordiamo ancora il nostro main event odierno, che vedrà il campione WWF Slagon contro l'ex campione col Macho per il titolo WWF. Se perde Macho se ne va dalla WWF. Ovvero FMO. Oggi però lo deve dimostrare di essere il migliore al mondo. Deve battere Victor Orton. Siamo a iniziare Victor contro FMO, rematch da Final Destination. E anche da quello che è successo ormai un mese fa, quando Victor, anzi un mese e mezzo fa, quando Victor aveva conquistato la chance di andare alla Rumble. Poi probabilmente FMO, sicuramente FMO lo ha colpito prima della Rumble stessa e la Jake Killer non ha potuto partecipare poi alla rissa reale di 30 uomini per WrestleMania, e quindi Victor non ha potuto neanche parteciparvi. E a Final Destination due si sono affrontati in quello che è stato un grande Extreme Rules match. Ha vinto, come già detto, Victor Orton, ma FMO oggi vuole la sua rivincita, un po' come Paul Macho riguarda il titolo WWF. Beh, è molto difficile, visto che, non so, Macho ha dato tutto, però ha messo in palio la sua carriera addirittura. Non c'è niente per iscritto, quindi, insomma, ma queste sono soltanto parole. Visto il formaggio degli ultimi tempi, non credo che, insomma, sia vero che la mette in palio della sua carriera. Cioè, lo ha detto soltanto a parole, non c'è niente per iscritto, quindi questo vorrei soffermarmi su questo punto. Formaggio, insomma, sta dicendo un po' troppo fregnacce, insomma. Attenzione qui, intanto riveste di T da parte di Victor Orton, che si sta comportando ancora una volta molto meglio di FMO. FMO che quando è fuori ha grande, può avere una certa prevalenza, tanto più di quale Boston Crab. Sì, invece Victor Orton continua con queste nuove condizioni, sbaglia sempre il match. Victor è uno che deve giocare in anticipo con le sue power slam, con il suo
non è che Breger con le sue biglie, io soprattutto ti può cacciare da un momento all'altro. Eh sì, però certo vorrei spendere due parole anche sul fattore femminile, perché Nati ha mantenuto il titolo a Final Destination contro Katia, che ormai insomma si trova da sola soltanto SL, sembra volerli fare la corte, ma anche Cele l'ha un po' lontanata, Cele che verrà incoronata nuova campionessa, anzi prima campionessa WLF, con quella di appunto del prossimo episodio, il terzo episodio, che non potete perdervi in nessuna ragione al mondo, come sempre venerdì sera sui vostri canali di Sky Wrestling 70. Come sempre la WWF non vi molla mai, neanche ora la WLF sembra essere piuttosto molto seguita. Attenzione Victor qui, altro ragazzo di T, ce l'ha, stavolta attenzione Victor Orton, non può fallire qui. E Victor che sta dominando ancora, è veramente inarrestabile questo ragazzo, FMO qui non lo tiene, dropkick, attenzione, ancora Victor, FMO non lo regge qui, mamma mia, è partito Victor Orton, ancora, FMO non riesce a contrastarlo, ancora Airship, attenzione, brava FMO stavolta, brava FMO, forse la prima controffensiva vera e propria di FMO, che infatti arriva con un top kick, un calcio addominale e poi neckbreaker in giravolta, buona manovra di FMO, però deve essere più costante, lo mette all'angolo, attenzione, ancora Victor però qui a capello tutto, troppo lento FMO qui, troppo lento nelle prese, nelle soluzioni, non è più da FMO, attenzione qui, DDT di Victor Orton, che ora parte con una serie di pugni dritti sul volto, anche illegali. Attenzione FMO qui, niente a fare con il suo neckbreaker, DDT, sotto per DDT da parte di Orton, che ora è pronta a chiudere il match, è tutto pronto per la Riga Io, Armbar prima, attenzione, Riga Io forse, prima il backbreaker, è pronto, Riga Io in arrivo, Riga Io, sì, siamo il titolo di coda, niente a fare, Victor Orton va a vincere con troppa facilità. 1, 2, e non basta ancora, soltanto 2. FMO è uno che sa rialzarsi bene, altra forza di verso di T, niente a fare, backbreaker, sì, da parte di FMO, molto bravo adesso FMO, attenzione, questo è il momento di FMO, parte la serie di calci, coslagli Victor Orton, che va a chiudere qui il match, mamma mia ragazzi, devastante, va ghigliottinato, 1, 2 e 3, no, questo lì FMO proprio non c'è, ma questo Victor Orton è devastante, mamma mia ragazzi, devastante, non lo so, FMO non mi convince, forse ha bisogno di un periodo di pausa, questo Victor Orton è fortissimo. Attenzione di John Pranzo, attenzione, ecco qui, YouTube piss me off, do you wanna go to WrestleMania 34 in the main event? It's okay, you will go to the main event of WrestleMania 34, both Victor and FMO, you're gonna take part in the most amazing WrestleMania main event ever. Cause at WrestleMania 34, this is gonna be a Final 4-Way Steel Cage match for the WWF Championship. And your opponents will be Thor, the Rumble's winner. And who's going to win our title match between Mancho and a new WWF Champion, The Slagon. Good luck, guys. I can't wait to see you inside the cage. Good luck. Incredibile ragazzi, che main event per WrestleMania 34, finalmente ci sono svelato questo normale main event, avremo Victor contro FMO contro il campione WWF che sarà tra Slagon e Macho, e poi Thor, il vincitore della Rumble, mamma mia ragazzi, che match che sarà un Fatal 4-Way Steel Cage per il titolo WWF. Above the world so high, like a diamond in the sky, when the blazing sun
Sei Franco, però lì Franco lo distrae ancora e Six perde adesso la concentrazione, l'attimo propizio. Se Pendro lo prende, attenzione presa. Six è molto furbo, però lo ha visto, lo ha riuscito. Però sempre lì vicino, dove c'è Franco Palmieri, e non mi fido dell'italiano, dell'italo-americano Palmieri, che insomma lui sta tanto bene dal proprio destra perché è l'editore di coppia. E non sembra di esserci numero a contendere che possano di disturbarlo. Six e Dan Johnson andranno a WrestleMania. Già sono affrontate due volte queste squadre. Una volta hanno vinto Six e Johnson. Però i titoli in quel caso non erano stati messi in palio. E poi la seconda volta, quando i titoli sono stati messi in palio, insomma, Stefendro e Franco Palmieri non sono riusciti a approfittarne. E ora presso in meno una sorta di bella, in un ladder match stato annunciato durante la conferenza stampa, il primo match di presso in meno 34 annunciato, verità, il secondo togliendo, il primo togliendo NCW contro Triple H e anche la semifinalissima, la finalissima scusate, tra Alexander e Varia. Che se stai vedendo qua ha stordito Six, però lo ha fatto trarre in inganno, attenzione Six, high kick, calcio alto sulla tempia da parte del lottatore dell'estremo, il guerriero dell'estremo, l'Extreme Warrior, Six, però qui fallisce con il suo front spin kick, deve mettere a segno una sorta di catena, secondo Six, catena di manovre, perché altrimenti la vedo molto male, stai vedendo ancora, neckbreaker, aia, qui gli fa male. Quindi fa male, certo nel match 2 contro 2 ci sarà anche David Johnson, ma David Johnson in un ladder match non l'ho mai visto, l'abbiamo sempre visto in single match o comunque in match di coppia normali, mentre i Six lo vedo più da ladder match, ha vinto anche il titolo
della Best Extreme Talent Federation in un ladder match, quindi